Buongiorno, sono Biagio Pires, titolare del ristorante Alveliero in Genova. Il mio ristorante è situato proprio a due passi dall'acquario e la nostra cucina è una cucina tipica a base di pesce. E oltre a questo noi tendiamo anche a rivalutare tutti quelli che sono i prodotti tipici della nostra regione, nella ricerca e nelle specialità che la nostra regione sa offrire. Proprio per questo motivo mi sento legato al marchio Genova Gourmet che è si è prefisso come obiettivo quello di far conoscere al pubblico nazionale e internazionale la tipicità dei nostri prodotti. Per cui siamo estremamente legati tutti quanti a tutta la squadra che Genova Gourmet ha saputo fare con una gamma di ristoranti molto elevata e di alta qualità. Genova Gourmet è il marchio che la Camera di Commercio ha voluto creare proprio per cercare di rivalutare e far conoscere i prodotti tipici del genovesato, quindi con prodotti tipicamente DOC riferito a vini e distillati e a prodotti DOP come l'olio e il basilico stesso. Il suo intento è proprio quello di diffondere e far conoscere a tutti quanti l'originalità dei nostri prodotti e la tipicità dei nostri prodotti. E a questo punto buon pesto a tutti. Buon pesto a tutti, siamo qui con l'associazione Genova Gourmet per presentare una cena di gala dedicata al campionato mondiale del pesto. Io sono Losio Matteo, sono uno dei partecipanti e membro di questa associazione, abbiamo un ristorante che quest'anno festeggia i 150 anni di attività, Trattoria Detta del Bruciaboschi a San Desiderio, facciamo una cucina tipica del territorio che è proprio la caratteristica principale che richiede l'associazione Genova Gourmet, quindi piatti del territorio con prodotti del territorio, possibilmente DOP, che facciano parte del genovesato, comunque dei dintorni, ancora meglio a chilometro zero, quindi stiamo cercando di valorizzare questo tipo di cucina. Abbiamo creato un menù dedicato appunto a questa serata molto importante a base di basilico e ovviamente di pesto. Tutto il basilico che usiamo ovviamente è un basilico genovese DOP e per questo abbiamo cercato di creare, non facilmente perché poteva diventare ripetitivo, una serie di piatti che potessero valorizzare questo tipo di prodotto. Siamo una squadra di cuochi che si alterna a seconda degli eventi, in questo caso abbiamo un elenco di nomi di partecipanti che hanno stilato questo menù e tutti insieme cercheranno di realizzare al meglio questo tipo di serata. Vi leggo il menù così potrebbe venirvi appetito. Canolo di pasta amata con prescinzio al basilico, branata di stoccafisso con una brunoise di verdure croccanti e della focaccia di reco col formaggio. Poi abbiamo dei tortelli fatti a mano di patate quarantine con del pesto classico, un filetto di pesce San Pietro al vapore con una purea di fagioli nostrani e un'emulsione al basilico, un'insalata di stoccafisso con emulsione al basilico e dei pinoli, un sorbettino al basilico. Siamo riusciti a creare anche qualcosina di dolce per fare dei dessert comunque che richiamino il basilico, una sfuma di basilico DOP con del croccantino di pinoli, una salsa al pecorino, una ganache al basilico con degli streusel ai pinoli, un biscotto all'olio extravergine di oliva, una pralina di cioccolato fondente con del cuore dentro all'interno il cuore di pesto, con una crema di mela e dell'aneto e delle scorzette d'arancia. Tutto questo bagnato poi da vini eccellenti liguri DOC ovviamente. Speriamo di accontentarvi in questa cena importante e buon pesto a tutti. Buongiorno a tutti, sono Valerino Danilo, lo chef del ristorante Ferrando di San Cipriano in Serrarico. Il ristorante è attivo sul territorio da oltre 50 anni, gestito dalla famiglia Ferrando. E Ferrando a Genova diciamo che significa funghi freschi all'inizio della primavera, quando iniziano a spuntare i primi funghi masin o funghi del melo, le spugnole, fino ad arrivare in autunno con i funghi rossi, gli ovuli e i porcini. Nella stagione in cui i funghi non la fanno da padrone, cuciniamo soprattutto carne piemontese di fassone, selvaggina, il tartufo bianco e anche molto spesso facciamo anche dell'ottimo pesce fresco. Da San Cipriano in Serrarico, buon pesto a tutti! Buongiorno a tutti, sono Giordano Alessandro, lo chef del ristorante Tre Merli
Il nostro ristorante è situato nella zona del Porto Antico, a due passi dall'acquario. Ha una bellissima veranda sul mare e la nostra cucina è tipicamente genovese, con piatti tipici tipo lo stoccafisso, le trofie al pesto, i pansotti con la salsa di noci. In più abbiamo anche il forno a legna dove facciamo la farinata, la focaccia al formaggio e le torte tipiche genovesi. Poi facciamo anche piatti un po' più elaborati, sempre il pesce freschissimo e abbiamo una ricerca particolare nei prodotti. Buon pesto a tutti! Salve, mi chiamo Lorenzo, sono il cuoco del ristorante La Rosentable sul lungomare di Genova Pelli. Siamo un piccolo locale che è aperto ormai da 5 anni e ci occupiamo di cucina ligure, con un piccolo tocco di fantasia personale in ogni piatto. Cerchiamo di utilizzare prodotti del territorio e del nostro mare ligure per offrire un menù ricco e con un po' di fantasia. Invitiamo tutti quanti a venirci a trovare nei nostri locali a Genova Pelli e buon pesto a tutti. Buongiorno, sono Lovisio Berto, titolare del ristorante Le Rune a Genova, in vicolo Domoculte a 14 Rosso, dove seguendo la stagionalità dei prodotti cerchiamo di offrire ai nostri ospiti una cucina atipica, però aggiornata ai tempi attuali, dove si può trovare il caponmagro, sfumato con della robiola di Rocca Verano, un buon pesto e specialmente un pesce sempre fresco e in linea con la stagionalità. E per finire, buon pesto a tutti! Bene, sono Guido Sperandio del ristorante Lupo di Comonachette vicino a Principe. Faccio cuoco del ristorante di mia figlia, facciamo un po' tutto un programma legato alle ricette tipiche del nostro ambiente, della Liguria, di Genova in se stessa. Abbiamo anche dei prodotti praticamente raffinati che cerchiamo di fare ogni tanto per conto nostro. Locale, un po' locale tipo famiglia, dove io, mia moglie e mia figlia cerchiamo di rendere più felice la situazione e i nostri ospiti. Augurando che qualcuno venga a trovarmi, auguro intanto buon pesto a tutti. Buongiorno a tutti, sono Pernati Marco, lo chef della Manuelina di Recco, situata a 15 km dal centro di Genova. È un ristorante con una sua tradizione, una sua storia, è famoso nel mondo per la focaccia al formaggio, al quale anche un piatto che ha anche ottenuto la DOP. Non siamo solo quello, siamo anche pesce fresco, appena pescato, piatti elaborati, tra cui spiccano anche piatti di tradizione come appunto il caponmagro. Da Recco, buon pesto a tutti! Buon pesto a tutti, io sono Luca Collami, chef e patrone del ristorante Baldinne, coadiuvato dalla mia signora Pisano Barbara, che è anche pasticcera e sommelier del locale. Insieme ai miei ragazzi siamo situati nel ponente genovese, ben precisamente Sessi Ponente. Abbiamo un locale carino, molto minimalista, svolgo una cucina di semplicità, anche se comunque strutturata o presentata in maniera articolata, ma prediligo nella mia cucina sicuramente la schiettezza, l'immediatezza del gusto del prodotto. E che altro? Organizzatevi, fate un viaggio, venitemi a trovare. Buon pesto a tutti! Buongiorno, io mi chiamo Aldino Giovannetti, sono il patron del ristorante Antica, Trattoria, Focacceria, Bedin, tutta Genova penso che conosca il mio locale, dai più piccini ai più grandi, ai più anziani addirittura, è nella storia della città, il mio locale appartiene alla città. Continuiamo a fare cucina genovese naturalmente, la focaccia al formaggio, la farinata, con i forni a legna in pietra, e da sempre. Siamo il locale
che garantisce il mantenimento della gastronomia genovese. Siamo un po' anzianotti, magari non so per quanto tempo ancora, però io spero di poter continuare anche per le nuove generazioni. Mi capita di sentire persone che vengono anche da un altro mondo, che i loro padri prima di emigrare venivano a prendere un panino con la farinata della Bedin. Questa storia che appartiene alla città è una cosa meravigliosa. Difficilmente mi riesce di staccarmene, penso che starò fin quando ci casco dentro, continuerò a fare questa mia amatissima gastronomia ligure, con tutti i prodotti della Liguria in questo momento, e siamo entrati in un consorzio della Camera di Commercio con Genova Gourmet e ci fa molto piacere usare i nostri prodotti, i nostri oli e confrontarci in manifestazioni insieme con alcuni colleghi e altri colleghi che fanno da sempre la nostra attività e hanno il mestiere, un vero mestiere nelle mani, sono bravissimi tutti, complimenti. In questa occasione del campionato mondiale del pesto, noi che il pesto lo facciamo da sempre, non partecipiamo alla gara perché lasciamo che sia più spazio per gli hobbisti, naturalmente per un giro avremo tutto da perdere, noi vincendo ruberemo le caramelle ai bambini, perdendo abbiamo tanto da perdere, quindi stiamo in visione e auguriamo a tutti un buon pesto per quella giornata. Ciao a tutti, sono Emiliano e lavoro nel ristorante Franca in Vico della Lepre a Genova, ma oggi sono qui anche per rappresentare la Casa dei Capitani di Genova Quinto. Tutti e due i locali sono specializzati nella cucina del pesce, il mio, quello in Vico Lepre, Franca, è più specializzato nei menù della tradizione, mentre invece a Quinto abbiamo dei menù un po' più innovativi. Per quanto riguarda i nostri grandi classici, sono ad esempio i gamberi mandorlati, il capo a magro, gli spaghettoni che facciamo noi con l'astice e chiaramente non può mancare il pesto. Facciamo anche parecchi dolci, tutto chiaramente fatto in casa, e io da Franca propongo anche un sorbetto al basilico che è molto interessante. Buon pesto a tutti! Buongiorno, sono Squalzati Umberto, titolare del ristorante Vittorini 1860, il locale più antico di Recco. Questa è la sesta generazione di proprietà della nostra famiglia. Il nostro locale è un locale di tipo tradizionale che promuove i piatti tipici liguri come la focaccia col formaggio di Recco IGP, marchio appena riconosciuto, il pesto, le trofie e il pesce di Santa Margherita Ligure. Da Recco, buon pesto a tutti!